Davvero incoraggiante il report sugli studenti iscritti presso le università con sede in provincia. Nell'anno accademico appena concluso si sono stati in tutto 2211, con un saldo positivo di 123 unità rispetto all'anno precedente. Un quarto degli iscritti frequenta la sede cremonese della Cattolica, un altro quarto quella dell'Università degli Studi di Milano, il 18% l'Università degli Studi di Brescia, il 16% il Politecnico di Milano e un altro 16% l'Università degli Studi di Pavia. In particolare sono aumentate le iscrizioni presso l'Università degli Studi di Pavia, più 101, e di Milano, più 88. I maschi sono più del doppio le femmine, 1426 contro 785, e sono per lo più iscritti presso i corsi di informatica. Da fuori provincia giungono 1386 studenti, per lo più dalla Lombardia, 72%, seguite dall'Emilia Romagna, anni luce dopo, 8%, e poi da Veneto, dalla Puglia, 3%, dal Piemonte, dalla Sicilia, 2%. I corsi più frequentati sono stati quelli dell'Università degli Studi di Milano con 803 iscritti, pari al 36% del totale. Nel 2017 si sono laureati nelle sedi cremonesi 429 studenti, di cui 209 maschi e 220 femmine. Il maggior numero, 114, ha fatto capo alla Cattolica, 104 quelli dell'Università degli Studi di Brescia. Anche quest'anno il Comune di Cremona, in collaborazione col Centro Servizi per il Volontariato Lombardia Sud, col Gruppo Varietà, col Museo Civico e col Consorzio Solco, promuove incontri di orientamento sul Servizio Civile Nazionale, offrendo ai giovani tutte le informazioni necessarie per accedere al bando. Nei giorni scorsi è stata infatti approvata la graduatoria dei progetti presentati dalla rete del Comune. Prima dell'estate dovrebbe essere pubblicato il bando e da quel momento gli aspiranti volontari potranno presentare la domanda. Mercoledì prossimo alle ore 15 presso Spazio Comune, primo incontro di orientamento. Al via la 22esima edizione di Cremona Danza, rassegna delle scuole di danza al Teatro Ponchielli di Cremona, quest'anno incentrata sul tema Cremona Danza Mina. Iniziata ieri, la rassegna terminerà il prossimo 30 giugno. Prossimo appuntamento dopodomani alle ore 20 con Cremona Dance & Co. di Renato Arisi e Elena Cacciatori e Il Sorriso di Hathor di Enrica Lena.